Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Eyes in the sky, gazing far into the night. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il primo video del nuovo anno, ragazzi, di questo 2018. Allora ragazzi, questo è un video, diciamo, informativo per dirvi, per informarvi quantomeno, che il glitch dei soldi, quello che comunque era della base operativa, è ancora funzionante. Quindi per fare questo glitch avete bisogno di un amico, di una LGRH8, la base operativa, la RH8 retro custom e nient'altro, ragazzi, nient'altro, avete bisogno solamente di questo. Quindi che cosa dovete fare? Allora, innanzitutto, per questo glitch non servono targhe personalizzate perché non ne abbiamo bisogno, perché comunque le auto che andremo a duplicare prenderanno le targhe del veicolo che lasceremo fuori. Come in questo caso io lascerò questa LGRH8 normale fuori dal bunker e l'auto prenderà la targa di questa, l'auto che andrò a clonare prenderà la targa di questa auto. Allora, vi lascio anche alla fine del video il video precedente, diciamo, che magari è un po' più completo, non lo so, poi vedete voi, insomma, però comunque ve lo lascio il video alla fine del video, quindi guardate tutto quanto il video fino alla fine, magari avrete anche diciamo il video, no? Potrete anche vedere dove cazzo sta sto video, insomma, senza starlo andare a cercare sul canale. Allora, a questo punto ragazzi dovete stare con un amico. Io qui mi ero dimenticato di creare il party, quindi lo vado a creare ora. Comunque dicevo, dovete stare con un amico in party. Ragazzi, il glitch è funzionante al 100%. Ho sentito qualcuno che dice che si blocca, però io non ho riscontrato di questi problemi. Gli unici problemi che ho riscontrato è l'autosalvataggio, ragazzi, che alcune volte mi dice impossibile salvare, e quindi quello è l'unico problema che ho riscontrato in game, ma forse a causa comunque del glitch del creatore, perché staranno sicuramente tentando di patcharlo, anche se a me quel glitch non piace manco per cazzo, comunque va bene. Ragazzi, questa è la data di oggi, 2/1/2018, come avete visto. Passiamo al glitch, ragazzi. Innanzitutto dovete venire qui, dovete diventare presidenti, mentre il vostro amico se ne va dentro un'attività, un'attività qualunque, una gara, quello che sia. Ovviamente il vostro amico resterà in sessione con voi e resterà nell'attività, quindi andrete nel party, farete partecipa e quando sarete in questa schermata direte al vostro amico di uscire dall'attività. Quando sarà uscito accetterete tutti i messaggi. Una volta accettati i messaggi vi troverete nella vostra sessione con il vostro amico, ovviamente, e avrete la possibilità di poter guidare in garage, o meglio dentro la base operativa. Una volta fatto ciò, l'unica cosa che dovete fare è il solito vecchio bug, ragazzi: mettete l'auto qui in maniera tale che, diciamo, farete il teletrasporto, e una volta che avete messo l'auto qui andate qui al puntino, vi siete curati di tutto, premete triangolo X, vi teletrasportate e uscite fuori con l'auto. Automaticamente, ragazzi, vi trovate fuori con l'auto e la targa a questo punto sarà già cambiata. Chiamate il centro operativo mobile, andate a mettere l'auto nel centro operativo mobile e uscite dal centro operativo mobile. Io in questo caso nel centro operativo mobile avevo una LGRH8, alcuni dicono che non serve, alcuni dicono che serve, io comunque lo faccio così, ragazzi. Se il glitch lo volete fare come lo faccio io, fatelo come lo faccio io. Se non lo volete fare, volete fare a cazzi vostri, fatevelo a cazzi vostri, però poi non ve lamentate se perdete qualcosa. Detto questo, ragazzi, una volta fatto ciò ritornate dentro la vostra base operativa
e il glitch è fatto e avrete il vostro clone bello nuovo nuovo di zecca con la vostra targa nuova di zecca. Sono diventato un attimo cinese, ragazzi, la vostra talga e nuova di zecca, non ci sarà bisogno di avere targhe personalizzate con questo glitch, ragazzi. Lo potete ripetere tutte le volte che volete. Che altro aggiungere, ragazzi? Approfittatene, perché penso che lo patcheranno, insomma, prima o poi. Comunque approfittatene. Oggi era martedì, se non l'hanno patchato oggi vuol dire che reggerà ancora un altro pochino, però non si sa mai. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.